Ciao a tutti, allora oggi video molto molto veloce, solamente per mostrarvi una commissione che ho finito di realizzare quest'oggi e appunto volevo mostrarvela. So che nell'ultimo periodo non sto pubblicando molti video sul canale creativo, quindi scusatemi, cercherò di rifarmi prossimamente, ma appunto come vi dicevo negli ultimi giorni non ho fatto granché. Ho completato solamente questa commissione perché appunto mi era stata richiesta e se sentite rumore strano è perché fuori sta facendo temporale e quindi ci sono anche i tuoni. Allora, come potete vedere dai disegni, era una commissione gufosa, nel senso che era tutto a base di gufi, diciamo. La ragazza appunto mi aveva commissionato tre calamite con tre gufi differenti, anche con colorazioni differenti e anche un paio di orecchini. Sempre con dei gufetti. Io qui prima mi sono impostata, diciamo, la dimensione standard, più o meno, vedete, ho calcolato più o meno 5-6 cm e ho disegnato questi gufetti. Il primo che ho disegnato è stato questo, poi ho disegnato il secondo e il terzo è stato questo. Per quanto riguarda i modelli, ho dato un po' un'occhiata su Google Immagini scrivendo appunto gufi, gufi stilizzati o gufi cartoon e appunto ho preso vari spunti da varie immagini e alla fine appunto dopo aver realizzato diciamo lo schizzo ho realizzato tipo dei cartamodelli ripassando appunto l'immagine sulla carta forno. Perché appunto per quanto riguarda questo qui, come dimensione ho usato il cutter tondo appunto della pasta polimerica appunto, ma per quanto riguarda gli altri invece le forme le dovevo tagliare a mano, quindi mi sono creata il cartamodello, poi l'ho appoggiato sopra la sfoglia di pasta e appunto sono andata a ritagliare la forma. Comunque mentre li creavo ho registrato il video, quindi probabilmente dopo di questo vedrete una specie di tutorial su come ho realizzato appunto queste tre calamite. Non è un tutorial parlato però perché appunto la commissione non l'ho completata in un unico giorno ma in diverse giornate e soprattutto perché a volte mi ritrovavo a lavorare a questa commissione in orari un po' scomodi, quindi è un tutorial solo visivo, insomma ci metterò una musichetta di sottofondo e vedrete un po' tutto il processo di lavorazione di questi gufetti. Credo che comunque vada abbastanza bene perché alla fine non c'è nulla di complicato da spiegare, ma semplicemente vedete appunto come le ho realizzati i vari passaggi per poter arrivare al risultato finale. Vi rifaccio vedere le calamite terminate. Eccole qui, le ho adesso applicate sulla lampada per farvele vedere, insomma, in azione anche. Come vedete ho applicato poi dietro un dischetto di calamita e quindi ecco qui le calamite terminate. Come vedete, ho utilizzato diversi colori perché appunto questo è sui toni del viola e del rosa e del fucsia, questo invece sui toni del blu, petrolio e azzurro e questo qui invece il color denim della Premo e questo qui invece mi sa un po' di spagnoleggiante, forse sono i colori, un po' anche il motivo che ho creato, insomma, mi sa un po' di un gufetto spagnolo, non so perché. Insomma, mi sono divertita tanto a realizzare questi tre gufetti perché poi alla fine sono davvero molto simpatici. E devo dire che ho mandato già le foto in anteprima alla ragazza e anche a lei sono piaciuti tantissimo, quindi non posso essere che felicissima. Oltre alle calamite, come vi dicevo, mi aveva commissionato anche un paio di orecchini e gli orecchini appunto in questione sono questi qui sono gli stessi gufetti, lo stesso modello, diciamo che vi ho mostrato in un video creazioni perché avevo realizzato delle collane con i gufetti così. L'unica differenza è che la ragazza appunto li voleva tutto tondo, mi risultava un pochino difficile o comunque se andava a modificare troppo la forma e ho avviato a questo problema creando dietro una codina e le piume. Ecco qui, vedete, sia a uno che all'altro ho creato queste piumine. E questa godina per dare comunque per curare anche il retro e dare appunto un senso di corpicino rotondeggiante, anche se comunque vedete è abbastanza piatto. Il retro naturalmente l'ho fatto in un secondo momento, quindi ho modellato prima tutto il gufo, l'ho cotto e poi ho lavorato al retro aggiungendo un'altra sfoglia di pasta viola
su cui poi ho applicato queste piumine e la codina. E niente, quindi questo è tutto. Come vi dicevo, è un video davvero molto breve, era giusto per raccontarvi, insomma, e farvi vedere che cosa ho combinato in questi ultimi giorni. Mi scuso davvero di nuovo se sto pubblicando pochi video sul canale creativo, ma è perché avendo aperto il nuovo canale mi sono dedicata un pochino di più a pubblicare qualche video nuovo appunto sul secondo canale, però vi prometto che mi impegnerò anche su questo canale naturalmente, e che appunto non avendo creato molto non avevo niente da mostrarvi, quindi nessun tutorial e nessun'altra creazione. Questa appunto è l'unica cosa che sono riuscita a combinare in quest'ultima metà di agosto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come vi dicevo, nei prossimi giorni sicuramente vedrete anche il tutorial delle calamite. Spero tanto che vi piacciono, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!